sono Jesus e oggi riprendiamo con Mega Star Force 3 Black Ace. Ok, se mi sentite magari in modo diverso, perché sto provando a registrare con una nuova webcam rispetto alla precedente. Quindi magari ditemi cosa ne pensate, se notate miglioramenti col vecchio audio o è sempre lo stesso. Ok, cosa dobbiamo fare? Non ho la minimissima idea. Prezzi gatti, sono già andati a scuola prima di te, meglio se fai in fretta. Giustamente sì, dovrei sbrigarmi, ma me ne frega niente a me, yeah! No, sto scherzando. Ok, quindi dobbiamo andare a scuola. Ah, c'è già Prez qua, bene. Prez, scusa il ritardo, non ci sono scuse che mi giustifichino. Infatti, incredibile che ti sia svegliato tardi in un giorno come questo. So che prendi la vita in maniera molto rilassata, ma per una volta non ti farebbe male per non essere te stesso. Come ho detto, mi spiace. Bene, sei pronto? La battaglia è già iniziata. Mostra la fermezza di un guerriero e rimani in riga. Ok! Non rimanere impalato come se stessi facendo il saluto alla bandiera. Ad ogni modo, le lezioni si terrà sul tetto. Andrò avanti per poter organizzare i preparativi per la cerimonia. Nel frattempo voglio che tu vada a chiamare Bud e Zack in classe, capito? Ricevuto! D'accordo, bravo. Non rimanere fermo con un palo. Smettila! La gente sta iniziando a fissarci. Va bene, ok. Ah, Buccio! Perché c'è Sonia? Cosa? Sonia? Perché Sonia a scuola? Oh, sei qui, Geo! 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 Siamo venuti per supportare Luna! Ma abbiamo un problema più grande delle lezioni. Cosa intendi? Cosa ci fa qua? Solo? Cosa ci fa qua solo? Perché è da solo, no? Cosa ci fa qua solo da solo? Wow, no, niente, basta, battuto di merda. Allora, questo significa che Jack si trova qui? Era ovvio che attaccasse, visto che vi sareste tutti ritrovati qui. Tra piccioni con una fava. Quindi, non vorrei rimanere in attesa in classe finché non si farà vivo. Naturalmente. Non va bene! Se dovesse accadere qui una cosa simile a quella successa ieri, se volete dare spettacolo fate pure. Ma lasciatemi fuori. Ma non possiamo permettere che studenti e insegnanti vengano coinvolti. Come minimo dovremmo andare da qualche altra parte. Finalmente è qui. Cosa? Oh cavolo. Oh, le elezioni. E quindi se verrà eletto presidente del corpo studentesco, prometto di vietare tutte le attività predisposte per il giorno di San Valentino. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ma cos'è? Come applausi? Va bene. Ok. Adesso è l'ora dell'ultimo candidato. Dato un benvenuto a Luna Plus della quinta A. Salve! Dove sono tutti? È il mio turno! Mi chiamo Luna Plus e sono la candidata della classe quinta A. E applausi! Yay, Prez! Siamo qui per te, Luna! Vi ringrazio tutti per il vostro sostegno. Sono così felice di aver l'opportunità di parlare con voi oggi. Ah, ho già cominciato, ma non sono ancora qui. Dove sono tutti? Buzz, Zack, Geo. Va. Ah, ci mancava Jack, Corvus. Chi è stato? Che sei? Mormorio, wow. Sembra che non si trovi qui. Cosa facciamo, Jack? Se non è qui, allora non dobbiamo fare altro che chiamarlo. Se scateniamo il panico in questo posto verrà di sicuro il loro soccorso. Mi piace, facciamolo. Ok, sì, tu sei pazzo, completamente pazzo. Ehi, che... questa cosa non mi piace. Brusio. No, no. Ragazzi, lì è pericoloso. Svelti, venite qui. Ok. Ah, aiuto. Oh, le cose si mettono male. Ah, è Wolf. Ah, è vero, c'è anche Damian Wolf adesso. Bene, guarda se non è il mio compare Femminiamo Corvus. Sul nostro mondo era noto per la sua ferocia, tanto che nessun altro wizard è mai riuscito a sfiorarlo durante gli innumerevoli scontri da lui sostenuti. Capisco. Non è il tipo di visitatore che al momento servirebbe la Terra. Se non facciamo qualcosa per fermarlo subito, avremo tra le mani un bel problema. Stai dicendo che vorresti combattere Lord Damian? Non possiamo batterlo.
Per adesso dobbiamo solo prendere tempo. Non dimenticarti che un certo ragazzo va in questa scuola. Sei cambiato, non è così? Oh beh, credo che non abbiamo molta scelta. Sì. Cambio DM, trascodifica 011, Wolf Woods. E adesso tutti vedremo come Wolf Woods. Fuggite, fuggite! Non si sa mai, qualcuno potrebbe venire a salvarvi. Ferma tutto questo all'istante. Chi ha? Chi ha non è italiano. Chi ha parlato magari? Luna, vai via da lì, è troppo pericoloso. Sì, infatti ti sei già fatta esplodere una volta, non vorrei recuperare tutti i tuoi pezzi un'altra volta. Tu sei viva? Ma non può essere! Jack! Non c'è tempo per le chiacchiere, a meno che non ti importi se Regina ti ha... Zitto! Ehi ragazza, che ne pensi di fare? Che cosa pensi di fare? Cosa penso di fare? Dovresti fare a te stesso questa domanda, non credi? Allora, cosa ci fai qui? Non riesci a capirlo? Intendo trasformare questo posto in macerie fumanti ed intendo fare fuori te e i tuoi piccoli amici. Silenzio! Jack, ti ho fatto una domanda. Ti prego, Jack, rispondimi. Non sei il tipo capace di fare del male a tutta questa gente, vero? Non faresti mai qualcosa del genere, vero? Potresti essere più irritante? Vuoi che risponda alla domanda? Bene! Ti risponderò con la distruzione. Tutto. Distruggerò tutto. Perché, Jack, perché? Non importa. Voglio solo distruggere. Oh sì, decisamente... Ah! Sta decisamente convincendo Luna. No, non intende fermarsi, solo non posso fermarlo. Megaman, ti prego, sbrigati. Il mio sangue ribolle. Chi è? Mi sa che è Wolf Woods. Ah, eccolo qua. Hai detto di chiamarti Corvus, vero? Bene, perché non te lo prendi con me invece che con una ragazzina? Sono carico e pronto a darmi da fare. Dopotutto forse non sei cambiato molto. Ehi, Geo, riesci a sentirmi tramite l'interfono della scuola? Sbrigati a raggiungere il tetto. Abbiamo incontrato qualcuno qui che non vede l'ora di vederti. Maledizione, non va bene! Non si può aprire! Cosa sta succedendo? Anche questa! Ma che... Sarà per il rumore? Il rumore recentemente sta diventando molto più consistente. Questo posto probabilmente sarà saturo di rumore. Rumore. Deve essere opera di Jack. Dobbiamo raggiungere alla svelta il tetto. Non vedo quale sia il problema. Facciamo a pezzi questa stupida porta. Davvero? Non sono un po' troppo... Beh, sembra che non abbiamo altra scelta. Ehi tu. Ah! Io? Sì? Dov'è la stazione d'onda? La stazione d'onda? Al primo piano, si trova al primo piano. Giù, eh? La place è più bella. Ah! Cosa vuole fare? Ah certo, why not? Perché no? Wow, che buco enorme! Ragazzi, solo! Quando inizierà a parlare serio... Cos'era quella langata incredibile? Ah, cosa facciamo? Non abbiamo molta scelta. Non abbiamo molta scelta, vero. Immagino. Useremo questo buco per raggiungere il tetto. Cambio DM! Ok, andiamo! Sì! Bush! Aspetta qui, Zack! Verremo dopo a darti una mano. Ok! Penso che solo sia diretto alla stazione d'onda presente al primo piano. Me l'aveva chiesto solo un attimo fa. La stazione d'onda? Intendo andare sul tetto tramite la strada d'onda. L'ascensore probabilmente sarà fuori uso a causa del rumore. Effettivamente. Bene! Ok, seguiamo solo. Così questa è la sala insegnanti. Gio, sembra che solo sia passato da quella parte. Vero, ha fatto un buco enorme in quel muro. Andiamo. Giusto. Cioè lui fa buchi enormi per passare attraverso le cose.
Cos'è? Posso rientrare nel sale? Sì. No, non posso vederla. Sfiga. Ok, quindi immagino che... Dobbiamo andare. Minchia, certo. Secondo rumore sta bloccando la strada d'onda. Cosa dovremmo fare? Mi sei il traccio. Spostati. Rogue, cosa intendi fare? Quando smetti di dare... Quando la smetterà di dire kill, sarà un uomo felice. Rogue, non sappiamo cosa potrebbe accadere in quell'onda rumore. Persino Acid l'ha detto. Potresti trovarti in pericolo se entri in vento. Quel ragazzo, quel tipo sta iniziando a dubitarmi. Andiamo, amica. Ok. Ha proprio senza paura. No, in realtà... Ha paura, secondo me. Cos'è? Non riesco a trovare l'uscita di questa onda rumore. Inoltre percepisco qualcosa di molto sospetto. Cosa c'è, Rowe? Ecco che arriva. Eh? Cocognogli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 ogl
sembra, è completamente composto da rumore. È come se si trattasse di un ammasso di rumore che si muove. A quanto pare il DL ha creato questo essere. Questo significa che sia questa onda rumore che questo mostro di rumore siano opera di Jack. Deve trattarsi dell'arma del Dealer. Non c'è dubbio. Intendo eliminare questo essere. Dammi una mano. Eh? Questo essere controlla l'area a suo piacimento. Se lo eliminiamo riusciremo a fare pulse out e l'onda rumore verrà distrutta. Molto semplice. Ad ogni modo, come diamine fai a sapere queste cose? Prima che ci incontrassimo sono già stato dentro un paio di questi posti. Sono parecchio tosti. Perciò ascolta. Ci attaccherà lanciando del rumore. Se la respingi il rumore esploderà e ci ferirà. L'esplosione causerà una potente onda d'urto. Il mio scudo M non è molto efficace, quindi... Quindi usa il tuo buster per distruggere tutto. Tutto il rumore che ci lancia contro, prima che possa esplodere. Concentrare i miei attacchi al corpo, mentre tu risfererai il rumore. Capito? Ok, mettiamoci all'opera. Controlli, pap, pulsore appuntamento, pulsante B, mega buster. Sono pronto all'azione, Rowan. Procediamo. Quindi, così mi... Oh, così mi muovo. Mi figato sopra. Però non mi sto prendendo neanche uno. Ok. Ah, proprio coop in questo modo. Si muove anche? Ok. Ah, guardo. Tutto qua? Sei finito. Certo che io e Raul facciamo una bella squadra. Perché non... Cioè, perché siamo anche nemici? Siamo fighissimi insieme. Perfetto, bel lavoro. Sì, è di poche parole, ragazzi. Qual è il suo problema? Perché deve comportarsi così dopo che l'abbiamo aiutato? Guarda il lato positivo. Almeno c'è questo di aiutarlo. Effettivamente, ragazzi. Beh, il vecchio episodio era molto scontroso. Forza, facciamo un push out. Ok, ragazzi, ma continueremo nel prossimo episodio. Quindi, se vi è piaciuto, lasciate un commento. E vi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella, ragazzi. Sì. Davvero? Sì, sì. Tutto l'ho vista? No. Era il mio gruppo. No! Ci vorranno ancora gli anni. Oddio. Prova a mettere un po' di bombino, non so che cazzo è. Come si fa perché c'è una... Diamante. Fai cuoci diamante. Sì, cuoci diamante.